La ghiaia è l'elemento stradale più antipatico al 90% dei motociclisti. Sono piccole palline di pietra che, come ci metti le ruote sopra, hai quella sensazione di volare. Ma in realtà c'è una tecnica per tutto, addirittura poi la ghiaia potrebbe iniziare a piacere veramente. E come facciamo un'inversione a U sulla ghiaia senza paura di fare quella scivolata col freno anteriore che ci si chiude e andiamo coi musi per terra? Non usiamo il freno anteriore. Qui inizia una tecnica un po' più fuoristradistica, ma non è tanto difficile. E ovviamente non è tanto difficile non perché guardo il video e capisco come farla, ma perché frequento un corso che mi corregge gli errori e mi insegna nuove tecniche. Quindi, se siete interessati ai corsi, i contatti sono tutti qua in descrizione. Vediamo come fare questa inversione sulla ghiaia. Io sono Daniele e questo è Motocicletta Team. Non è questo il metodo più giusto per fare l'inversione sulla ghiaia. Sì, forse è più veloce, ma questo si chiama metodo, vediamo se ci riesco, altrimenti appoggio la moto per terra. No, non si fa così l'inversione a U sulla ghiaia, cioè se siete bravi fatelo. E come dico sempre, anche io sbaglio, sono tantissimi anni che faccio fuoristrada, vi assicuro che sulla ghiaia fare questa manovra non ve lo fanno vedere nei video, ma si cade, la moto scivola, la moto pesa tantissimo. Che fiatone, perché ho fatto un sacco di prove e si sbaglia. Ok, allora recupero fiato. Quando devo fare inversione sulla ghiaia, torniamo seri, arrivo, rallento, peso del corpo deve spostarsi indietro. Quanto più la frenata è forte, aggressiva, quanto più mi sposto indietro. Tanto adesso ve lo faccio vedere. Dopodiché mollo il freno anteriore e inizio la mia inversione con moto interna, molto interna perché si scivola, ma soprattutto il corpo è molto esterno. Devo mantenere la stabilità della moto, quindi è importante arrivare con la velocità giusta. Una volta che si inizia a fare l'inversione, non usiamo il freno anteriore, ci può far scivolare, può dare un po' di... si può bloccare, anche se abbiamo l'ABS si blocca, più che altro perché queste pietre rotolano, e quindi ci darà quella sensazione che perdiamo l'anteriore. Se abbiamo la velocità sotto controllo, sicuramente non ci saranno problemi. Vediamo nell'atto pratico come farlo per davvero, senza fare i cretini. Allora, qua abbiamo la ghiaia più insidiosa, perché da qui è molto sottile, qui diventa più grossa e qua diventa profonda. Vedete? È profonda, è molle. Qui è dura, con questi sassi grandi. Qui è sottile, ce n'è tanta, non sprofondiamo, ma guardate come si scivola. Vediamo come. Allora, ovviamente ho sbagliato, non mi vergogno a dire che ho sbagliato, da istruttore ho proprio imparato che si sbaglia, non bisogna vergognarsi. E, preso dal video, non ho visto che in realtà non avevo spazio per fare un'inversione normale, le ho fatte sgommando così per giocare e quindi lì sì, la moto si chiude, ma in realtà non ho spazio, la farò di qua, c'è un po' più di spazio, anche qui sinistra, ghiaia molle dove la moto sprofonda tantissimo e poi di nuovo ghiaia un po' più grossolana e poi sulla destra ghiaia molto fine e compatta.
analizziamo. Arrivo e più arrivo veloce, più mi sposterò sulla sella posteriore, sul posteriore della moto, per mantenere l'assetto stabile, per far sì di poter aggredire di più i freni. Ovviamente per aggredire di più i freni intendo l'anteriore, cioè l'anteriore è veramente quello che ferma la moto. Se io pianto il freno posteriore su questo terreno, chissà dove e quando mi fermo. Con la posizione corretta, e ci sono i video, vi lascio i video che ho fatto in passato sulla posizione corretta per frenare fuori strada, comunque lo ripassiamo. E qui è molto molle, ho avuto un attimo di incertezza in alcuni punti perché l'avantreno letteralmente sprofonda, no? Sprofonda, e quindi mi porta in avanti la moto, mi porta a sovrasterzare, passiamo questo termine. Cosa non mi ha fatto cadere? La postura corretta, cioè moto interna, corpo esterno, mantengo l'asse e il baricentro, mantengo il baricentro in asse. Quanto più la moto tende ad andare giù, io devo mantenerlo esterno, quindi mantengo il baricentro centrale. Dopodiché non sono appoggiato sulla sella con tutto il peso, ma mi mantengo con le gambe, perché la moto, ricordiamoci, si guida con le gambe. Pensate quante cose si imparano nei corsi e non nei video, perché nei video parlando non può durare tantissimo, quindi bisogna tagliare, poi si omettono di dire delle cose, ma al di là di quello, anche a fare un video super preciso e poi dall'altra parte c'è la pazienza di guardarlo tutto, vi assicuro che ci si porta dietro degli errori guardando i video, perché non c'è un istruttore che vi guarda, pensiamo di farlo bene, in realtà ci portiamo dietro degli errori che poi diventano automatici e nel caso del bisogno quegli errori possono essere pericolosi. L'istruttore invece da fuori vi vede, vi corregge e vi aggiusta questi errori. Quindi mi raccomando, iscrivetevi ai corsi, ci sono tutti i link in descrizione, i contatti e tutto quanto. Quindi arrivo, mollo il freno davanti, una volta che sono arrivato alla velocità che secondo me è giusta per fare inversione, inizio la mia inversione, moto interna, corpo esterno, correggo col freno posteriore. Il freno posteriore non ci metterà mai in imbarazzo in queste situazioni, ci aiuterà a chiudere un po' la traiettoria, ma soprattutto se dovesse scivolare la ruota che si blocca un attimino, e alle basse velocità anche con l'ABS si blocca un po', e non ci mette in imbarazzo, non scoda via veloce e non ci fa fare quel sovrasterzo brutto. Ma anche se fosse, perché arriviamo un po' veloce, la ghiaia sprofonda, ebbene essere pronti col piede interno ad appoggiarlo, a dare quella zampata di sicurezza. Ovviamente tutto fa la velocità, dobbiamo essere consapevoli di essere su un terreno sdrucciolevole e pericoloso per fare determinate manovre, quindi la postura è sempre importante, perché mi lascia spazio, mi lascia come dire, la possibilità di recuperare gli errori se sono nella postura corretta. Dopodiché sì, in realtà se sono seduto bene l'inversione verrà pulita, con la gamba interna posso spingere un pochettino la moto, però già stiamo parlando di situazioni magari di velocità che si fa in enduro. Nell'inversione normale che troviamo al bed and breakfast o all'agriturismo col parcheggio di ghiaia, basta veramente usare lo sguardo, quindi guardo dove devo andare e non subito davanti alla moto. C'è un cane che sta abbaiando disperato, ma in campagna è così. E freno posteriore per correggere la mia traiettoria e poi gas dolce ed esco da questo maledetto parcheggio. Ovviamente se vogliamo imparare a sgommare non andiamo in un agriturismo o in un bed and breakfast, perché sennò dopo un po' ci lanciano le cose dietro. E va bene, detto questo io continuo a passeggiare mentre parlo. Ragazzi, se vogliamo organizzare un corso di guida sicura che sia su fuoristrada o su strada,
e poi farci un bel giro nel Salento, quindi una bella corso vacanza, contattatemi, c'è veramente tanto da vedere, si mangia bene e poi andiamo al mare anche a farci il bagno 3 ore dopo aver mangiato come dice la mamma. Va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi soprattutto al canale, ricordatevi dobbiamo arrivare al 25% degli iscritti che vedono i video per riuscire ad avere una sorpresa arrivati a questo risultato. Che dire, io vi aspetto, commentate, se ho omesso di dire qualche cosa, mi sono dimenticato, scrivetemelo e ci facciamo una chiacchierata. Ciao!